consegnate al comune di Cerveteri, però scritte e firmate dal professor Paolo Stella Richter, dove si dice che quel tentativo di perimetrazione è illegittimo, perché non si può perimetrare l'Ostiglia come se fosse utilizzando una legge che non ha nulla a che vedere, perché è riservata ai nuclei spontanei. Quindi qui parliamo di una lottizzazione abusiva, un reato urbanistico, non ha nulla a che vedere con i reati edilizi, con i nuclei spontanei, eccetera, a cui fare riferimento quel consiglio comunale che stabilì la perimetrazione. Va bene. Poi, grande cavallo di battaglia dell'amministrazione Pascucci è stata la lettera che ha ricevuto dalla Regione Lazio, a firma della Manetti, che è la responsabile del settore urbanistico della Regione. Questa lettera che noi abbiamo qui dice in sostanza che la Regione, in caso di inerzia, voi sapete, da parte del Comune, ha l'obbligo di esercitare i poteri sostitutivi. La Manetti, insieme a due dirigenti della Regione Lazio, scrive una lettera al Comune e dice: non possiamo applicare i poteri sostitutivi perché il Comune ha messo in moto una specie di sanatoria, di condono, eccetera. Allora il professor Paolo Stella Richter ha scritto una lettera ai tre firmatari di quella lettera, cioè alla Manetti e agli altri due, per spiegare l'inconsistenza giuridica e legale delle loro affermazioni. Perché il presupposto della possibile sanatoria non esiste, o è fatto in maniera assolutamente illegittima. Va bene. E noi abbiamo a disposizione di chi vuole la lettera di risposta del professor Paolo Stella Richter alla Regione Lazio, che cerca di lavarsi le mani dicendo: noi non possiamo intervenire perché il Comune sta tentando di sanare la lottizzazione Ostiglia. Poi abbiamo l'ultimo parere del professor Stella Richter, ne abbiamo decine, ma queste sono quelle essenziali, che è una lettera che il professor Paolo Stella Richter scrive al sindaco di Cerveteri per dire, in sostanza: spetta a te, sindaco, acquisire al patrimonio del comune i terreni liberi dell'Ostiglia. Non devi avere autorizzazione da nessuna procura, da nessun tribunale, dalla regione. Nella tua autonomia comunale tu hai tutti i poteri per acquisire al patrimonio del comune, in questo, in questo, in questo modo, tutti i terreni liberi della società Ostiglia, salvaguardando naturalmente le case, perché le case sono state comprate da molti in buona fede, da tanti cittadini che devono vivere la loro tranquillità e devono essere tutelati. Qui stiamo parlando dei terreni dell'Ostiglia, che naturalmente devono essere acquisiti al patrimonio del comune. Ecco. Ma noi dobbiamo guardare adesso il futuro, non possiamo piegarci sul passato. Il futuro sono i prossimi passi che sono necessari per cercare di rendere, di migliorare quanto più possibile la qualità di vita dei cittadini di Cerveteri, che vivono praticamente in un grande dormitorio dove c'è questa disoccupazione, c'è mancanza di lavoro e tutto questo. Quindi bisogna, credo, io credo che applicando la legge si risolve sempre qualche cosa, non dico tutto,
ma applicando le leggi, infatti nei paesi dove prima c'è il dovere e poi si pensa ad altro, come la Germania, quelli accumulano 250 miliardi di euro all'anno nel loro attivo commerciale, mentre noi siamo travolti dai debiti perché c'è il caos, perché questo. Però io penso una cosa, è un mio pensiero, io voglio essere ottimista, sono sempre stato ottimista. È vero, noi siamo tra i paesi più corrotti al mondo, mi pare che siamo al 60° posto o all'8° posto dei paesi più corrotti al mondo, e come libertà di stampa stiamo ancora peggio, mi pare che siamo al 55° posto, questa è la graduatoria ufficiale, sia per la corruzione che per la libertà di stampa. Ma io credo che alla fine la giustizia deve prevalere. È lunga, ci vogliono tempi lunghi, ecco. Però io non penso che sono tutti corrotti. Non lo penso, non lo voglio pensare. Se dovessimo pensare che sono tutti corrotti, dovremmo seguire l'esempio di 100.000 laureati giovani italiani che lasciano il paese per andare in posti e in paesi più seri. Io invece voglio rimanere qui, voglio che i miei figli rimangano qui, che i miei nipoti rimangano qui. Io credo all'Italia e agli italiani.